Oggi vedete due cose nuove. La prima cosa nuova è che siamo in tre a celebrare la Santa Messa. Ci sono io, ma chi presiede è padre Davide dei Passionisti di Caravaggio. E sarà lui che poi ci parlerà. Lui è appena stato ordinato sacerdote l'8 di ottobre, quindi un mese fa. Avevo preparato un bel foglio per fare bella figura, ma poi lo Spirito Santo ci combina sempre le nostre aspettative. Allora voglio leggere solo due brevi parti del commento del Vangelo e poi voglio venire giù in mezzo a voi per parlare un po' della mia storia, vocazione, ma soprattutto per dare un po' di importanza a ciò che abbiamo letto del Vangelo e di stare attenti e di vigliare, perché qui siamo solo di passaggio, tutto crolla, tutto finisce, le mura crollano, quindi dobbiamo veramente alzare lo sguardo e cominciare a pensare che sopra la nostra testa c'è qualcosa che durerà per sempre. Ecco, per me il rito ambrosiano è un po' difficile perché ancora ci devo entrare, ho fatto due messe questa settimana, ho fatto su un po' di casino dalle suore, ma le suore sono contente lo stesso, così ridano un po'. E appunto parlavamo dell'Apocalisse, ciao a tutti bambini, parlavamo dell'Apocalisse, parlavamo della fine del mondo. Questo vivere qui sulla terra non è facile perché il mondo ci vuole distrarre da tutto ciò che ci conduce a Dio. Purtroppo questa è la situazione e soprattutto delle volte sbagliamo anche educare i figli. Ed educare i figli poi portano delle conseguenze. Io adesso mi sono dedicato e mi dedico, nonostante tutta la mia liturgia e le mie ore di lavoro in convento, anche a raccolta di ragazzi per le strade, tossicodipendenza, ma quella ormai forse è andata in secondo piano. Oggi ci sono altri problemi di depressione, tentato suicidio di giovani, di cellulare, ore perse, e questo purtroppo si chiudono in camera tutto il giorno, caparelle abbassate. Ho avuto un caso a Verona, mamma che gli portava da mangiare, non vuole più uscire, non vuole più vivere con nessuno, solo vivere con un mondo virtuale. E poi, vabbè, eccetera, eccetera, tutto il giorno guardare cose che non va bene e distruggersi l'anima, distruggersi la vita, che la vita è qualcosa di sacro, qualcosa che è bello vivere, perché noi ai nostri tempi non avevamo cellulare e niente, siamo cresciuti veramente con delle virtù. Oggi purtroppo questo non accade per i giovani, con i cellulari, stanno in casa. Io dico sempre ai genitori, vendete i maledetti divani, che vedere sempre ragazzi sul divano tutto il giorno è buttare via la vita, ma che senso ha? Ecco, allora oggi dobbiamo dare veramente delle indicazioni ai figli, anche quando vanno a scuola, non stare lì a preparargli la cartella o quelle cose lì piccole, sono cose piccole, ma loro devono imparare a arrangiarsi, perché il mondo non ti prepara la vita, il mondo te la butta, la toglie la vita, quindi devono imparare a sopravvivere, a cavarsela da soli, fin da piccoli, almeno queste cose che abbiamo fatto anche noi. Non fanno i compiti, non fa niente, non fateli, impareranno. Io mi ricordo sul pulmino, o prima di entrare in classe, trovavo qualcuno, buttavo giù due righe e via, cioè me la sapevo cavare sempre. E un'altra cosa è quando andate nei negozi, che io vedo che giro delle volte facendo commerciali, prendere cose di padre, eccetera. Un bambino piange e lo comprate subito, ma sì dai, adesso te lo compro, ma come te lo compro? Ma che senso? Cioè, te lo meriti. Prima dovete far capire che il mondo non ti regala niente, che si deve guadagnare le cose. Vuoi un regalo, piangi, hai pulito la camera? Ti ho detto di mettere a posto quella cosa, l'hai messa a posto? No. Allora, oggi non te la compro. Cioè, dobbiamo imparare a educare questi figli, perché poi portano delle conseguenze. Poi prendere i ragazzi dalle strade non è facile. E volevo proprio raccontare un po' della mia storia. Io sono nato in una famiglia povera in montagna, quasi a 1000 metri, a Verona, si sente che sono veneto, no? Sì. e niente, andavo a scuola a piedi, all'elementare, facevo 3 chilometri perché il pulmino non ci veniva a prendere, siamo sul confine di due comuni e perciò
già da lì si imparava a crescere, a vivere, andare nei prati, nei campi, ma oggi non deve essere così. Oggi loro vivono in un mondo diverso del nostro e dobbiamo noi entrare nel loro mondo per educarle bene questi figli. Altrimenti, se diciamo sempre, io quando avevo la tua età, no, oggi il mondo è cambiato e dobbiamo noi cambiare con loro, perché loro si trovano bene in questo mondo. E poi tornavo a casa da scuola, andavo a fare lavori nei campi con papà e mamma. Papà si è fatto male poi sul lavoro, appunto un po' veloce perché sennò sarebbe lunga, e si è rotto la gamba, maciullata proprio, invalidità, ha cominciato a bere, due tassi del bar, eccetera, eccetera. Mamma che ha dovuto fare anche da papà, quindi in questa contrada abitiamo solo noi, un po' una casa come Heidi, in mezzo ai boschi, e perciò cresciuti veramente in mezzo alla natura. E senza genitori in pratica, perché mamma sempre quasi via, papà sempre al bar, e noi siamo tre fratelli. E poi alle medie si andava a lavorare l'estate, mi ricordo saldavo 5.000 lire all'ora, infatti sempre avessi problemi agli occhi, vabbè, e per prendersi qualcosa, quello che ci piaceva, un motorino, eccetera eccetera. E poi dopo le medie tutti a lavorare in fabbrica, perché i soldi non ce n'erano per andare a scuola. Buttato in un mondo da adulti, ero in manovia, scarpe, ho fatto 2 anni lì, parlavano solo di donne, di soldi, politica, bar e divertimento. E per me conoscevo solo quel divertimento lì. Io uscivo da un mondo povero, un mondo che è sacrificato, e volevo scoprire la gioia. Nessuno mi insegnava che cos'era la gioia, io ho imparato che la gioia si trova nel mondo. Soldi, discoteche, night, eccetera, eccetera. E a 14 anni, neanche alla fine di 15, ero già a discoteche night e via, insomma, bere. Però, siccome sono molto timido, dovevo anche bere, perché sennò non riuscivo a fare quello che volevo fare. E quindi cambiavo identità. Bere per me è diventato un'altra persona. Mi faceva arrivare nelle vette dove che Davide proprio non sarebbe neanche mai arrivato. E questo mi piaceva, perché poi si organizzava feste, eccetera, eccetera, e sempre con l'ambito del bere ti portava veramente a soddisfazioni enormi. E poi ho cominciato a bere solo a sabato, poi venerdì sabato, poi venerdì sabato e domenica, poi eccetera, eccetera, finché finivo la domenica notte e ricominciavo lunedì mattina. Cioè, finché la bere mi ha portato veramente ad essere un'altra persona. Avevo un soprannome, sono cognome Costalunga. Il mio papà era Costa e mi chiamavano Costina, ma non Costina da mangiare, Costina. E sono ancora, quando vado su mi chiamano Costina, che oggi confessa Costina. Ecco. E niente, insegnamenti ne ho avuto pochi, oratori non ho mai frequentati, perciò dico sempre oggi ai genitori, mandate i figli in oratorio, il figlio, poi do una mano, piacerebbe anche qui. Perché è importante che vedano un mondo diverso di quello che trovano fuori di qua. Perché l'oratorio è un mondo bello, ho visto nascere anche amori in oratorio, è quello che è bellissima, nascono famiglie stupende in oratorio. Oltre a questo, è veramente un insegnamento che poi se lo porteranno avanti, questa cosa. E dobbiamo veramente insegnare questo ai ragazzi. Sono andato a San Giovanni perché non mandano più il catechismo, e allora dicevo, mettiamo una tariffa al catechismo, 30 euro al catechismo, così se pagano per la palestra li mandano, e quindi pagano per il catechismo li mandano per forza. Ma se questo diventa una cosa obbligatoria, non è più, perde tutta la sua sostanza, insomma. Nel 2007 mia mamma si ammalò di tumore, mio papà scoprì l'Alzheimer, due malati terminali, io avevo perso tutto, perso perché poi nel cammino gli amici che sembrano amici si allontanano e ho perso tutto, ho perso lavoro, ho perso macchina, ho perso la patente, poi l'ho ricomprata la patente, poi l'hanno ritirata di nuovo, eccetera, eccetera. Quindi avevo un motorino legato di fili di ferri, bevevo, dopo la malattia dei miei genitori per me era crollato tutto, non avevo più voglia di vivere, perciò volevo morire prima di mia mamma, bevevo dei 3-6 litri al giorno circa. Ho preso 17.000 euro di licenziamento della conceria e li ho spesi in un anno, a feste e per... E quindi per me era veramente una discesa toccare il fondo, ma ricordatevi che dico sempre ai ragazzi che il fondo non esiste. Chi è in fondo a questo posto non si rialza da solo, ci vuole uno che gli dia una mano, gli allunga la mano, che lo tiri su e che gli dia la forza di rivivere di nuovo.
altrimenti non solo muore il corpo, la mente, ma muore anche lo spirito, moriamo, abbiamo un'eternità davanti, non stiamo qua a giocare, a pettinare le bambole, come dicono. Dobbiamo veramente accorgerci che sopra la testa c'è qualcosa di più grande, io questo oggi lo confermo, lo posso dire, perché quando mia mamma era alla fine, per me volevo togliermi la vita, perché non avevo più la voglia di vivere, però mia mamma era ancora viva e l'ho fatto solo per quel piccolo amore che mi era rimasto per lei, e non l'ho tolto. La settimana prima che morisse sono andato a Međugorje, festival di giovani, obbligato da mia sorella. Sono andato perché obbligato da mia sorella, ma i primi 3 giorni, ragazze, birra, la costava poco, ho detto questo sì che è il paradiso, avevano ragione la gente. Invece lì ho incontrato un francescano il 3° giorno che mi sono accostato alla confessione e per la prima volta sono stato ascoltato da qualcuno. Non solo di stupidaggini del mondo, perché ormai ero rimasto in quel mondo, ma qualcuno che mi ha abbracciato e ha pianto per me. Ho detto, c'è ancora, vale ancora la speranza di vivere ancora. Se c'è qualcuno che oggi si inchina, un presumente sacerdote, a piangerti perché sei lì a confessare le tue disgrazie, le tue mancanze, le tue povertà, vuol dire che c'è ancora amore e vale la pena vivere. Ho fatto 2 ore di confessione, sono andato sotto la statua della Madonna e ho offerto la mia vita. Ho detto, io oggi l'ho portata la mia vita qui morta e te la voglio donare, ho detto Maria. Dirò sempre di sì. Trasformila tu, fai quello che vuoi. Io non voglio più saperne della mia vita. Basta che non me la dai ancora in mano mia, perché sennò in giro di un mese sarebbe finita di nuovo. Sono tornato a casa, sono andato all'ospedale, all'hospice di Bologna Veneta, mia mamma era là alla fine. E è morta, non la fine, stava ancora bene, però è morta poi di emorragia la settimana. E sono entrato in camera sua con il rosario in mano. Mia mamma mi ha guardato, ho cominciato a piangere, ho guardato mia sorella e ho detto, ma che è successo Davide? È impossibile che sia andato a Međugorje, che si sia convertito. Io ero, è difficile raccontare com'ero, ma veramente di quelli proprio al bar tutto il giorno, finivo alle 2 del lavoro e stavo alle 2 di notte ancora al bar, cioè proprio ero di quelli che non davano il centesimo, di quelli che aspettavano che succedesse qualcosa, di quelli che ce ne sono tanti purtroppo, come erano le mie situazioni. Ma anche questi, quando ci troviamo in queste situazioni, siamo capaci più che altro da giudicare che non da aiutare. Ricordo i giudizi che mi venivano, erano soprattutto quelli più forti, perché erano gente che tu ci credevi, erano quelli che, dei gruppi di preghiera che frequentavano la chiesa, che mi massacravano di parole. Invece quelli della strada, nonostante il mondo che vivevo, ti aiutano. Ma è facile a dire cambiati, convertiti, ubriacone, alzati, non vedi la vita, non vedi tua mamma, ma perché non guardiamo anche noi stessi a volte? Cioè, anch'io avevo delle ferite, mancanza d'affetto da piccolo, eccetera, eccetera, però queste non si guardano, si guardano sempre le mancanze degli altri e si pensa che uno si droga o beve, eccetera, eccetera, solo perché, così, perché gli piace la vita, gli piace il mondo, gli piace divertirsi, allora si fa una riga di coca, e non è così. Se uno gli passa davanti il piattello con la coca sopra, per questo che vi ho detto prima questa educazione di figli, perché quando saranno grandi che gliela passeranno, perché quasi a tutti succederà questo, che siano in grado di dire di no, perché vuol dire che stanno bene, altrimenti è finita. Se uno ha una ferita, se uno ha problemi in casa, sicuro che la tira quella riga, sicuro. Imparate a spiegargli questo ai vostri figli, spiegategli, dirti di no, che la vita è bella, la vita è qualcosa di grande, cambierà le cose quando sarai adolescente, supererai quell'età dell'adolescenza che non sempre è buona, che vuoi scoprire tante cose, che gli ormoni ti urtano, ti vogliono far festa, dai, tira qua che facciamo 3 notti, tutti sempre svegli e balliamo a rave. E non è così la vita, non è questa la vita, non è questa. E mia mamma, appunto, ha guardato mia sorella, detto cosa è successo a Davide, e la cosa che mi manca è morta la settimana dopo, non sono riuscito a dargli quell'abbraccio che purtroppo dire mamma grazie per quello che hai fatto per me, grazie perché mi hai ridato la vita di nuovo e mi manchi tanto. Purtroppo questo non sono riuscito a farlo perché il mondo mi ha sempre tolto questo privilegio dei genitori, perché il mondo quando
li buttano nelle discoteche e i genitori vanno scartati subito perché loro non capiscono il tuo mondo, non capiscono, perciò via. E dobbiamo stare attenti, ecco, veramente a educare. Poi ho ricominciato, sono stato un anno e mezzo con mio papà con l'Alzheimer, lavarlo, cambiarlo, e lì ho scoperto che amare ed essere amati è la cosa più bella, è meglio dare che ricevere, non volevo più niente, volevo solo dare. E piano piano ho imparato che voglio far qualcosa nella vita. E allora sono entrato nei passionisti, ma non per diventare frate o sacerdote di sicuro, perché non sapevo neanche scrivere e leggere. Ero proprio un analfabeta, ero solo parolacce, bestemmie, parole da bar, parlava solo barzellette forti, eccetera. Quello era il mio mondo. Invece piano piano ho ricominciato da zero, ho ricominciato a scrivere e leggere come elementari, piano piano, professore di italiano, e sono riuscito a rimettermi in gara. Per questo, e lo grido sempre, non dite mai è finita, non dite mai siamo caduti, il mondo sta finendo. No, è il Signore che decide tutta la nostra vita, noi cerchiamo solo di vivere la meglio la nostra, cerchiamo di togliere ciò che è negativo e di cominciare a credere veramente al positivo, perché la testa gioca bene su queste cose, la vita è bella, viviamola. Il tempo, e poi finisco perché l'ho tirata troppo lunga, scusate, il tempo è qualcosa di prezioso. Alla sera, quando cancellate sul calendario quel giorno di oggi, di ieri non c'è più. Dove è andato il giorno di ieri? L'avete vissuto bene? È stato bello? Avete fatto qualcosa di buono? Oppure litigato è sempre la solita minestra? Vivetela bene le cose piccole della vita, perché il tempo è prezioso e non c'è più. Ogni secondo, ogni attimo che passa è finita. Costruiamo bene la nostra vita, perché poi mi piacerebbe, e dico sempre no, vedere questa cosa, che quando saremo in paradiso e ci troviamo, dire ah sì dai, ti ho ascoltato una volta, che bello, sì mi ricordo, e darci un 5 e dire oh, ce l'abbiamo fatta, perché ci vuole poco andare in paradiso, ma ci vuole poco anche andare all'inferno, e guai chi dice che l'inferno è vuoto, perché non sappiamo com'è su, magari, speriamo, però non sappiamo, quindi costruiamo anche nella nostra vita. E voi ragazzi, quando avete i sogni, imparate a sognare, a credere a qualcosa sempre più grande. Volete giocare a tennis, non guardate quelli che raccolgono le palle, imparate dai campioni, perderete, sì che perderete con i campioni, però crescerete. Volete qualcosa di grande della vostra vita, guardate sempre a quello più grande di voi, non imparate a quelle cose piccole della vita, che vi danno quelle piccole felicità e soddisfazioni. Contentatevi del centro commerciale, contentatevi di qualcosa di più grande, perché Dio ha creato la vostra vita per qualcosa di bello, di spettacolare, di splendido. Ognuno di voi è qualcosa di prezioso, unico. Non imitate mai gli altri, perché voi siete sempre unici, non siete fotocopie. Imparate questo, perché se impariamo a crescere per piacere agli altri, la nostra vita è finita. E volevo concludere proprio che sono stato mercoledì ai Fatti Vostri e c'era Anna Falchi. Io pensavo di abbracciarla, di fare una bella chiacchierata, la vedo sempre così, bella, grintosa, sprintosa, passava. Ciao Anna, tirava proprio appena appena la faccia, proprio. Poi quando era in trasmissione la vedi tutta un'altra persona, ho detto ma sarà mica questa la TV1? Ma per carità, ma sto meglio io in convento, chiuso tra quattro mura, almeno me la godo, sono più contento e felice come una Pasqua. Cioè questa è la TV, ragazzi, non guardate perché sono davanti a uno schermo, perché sono davanti alla telecamera, ma dietro le quinte sono gente triste, perché vivono solo per piacere agli altri, per piacere a voi che li guardate, ma dentro sono tristi perché non vivono la loro vita, non sono liberi. E la libertà è qualcosa di grande che ve lo racconterò con calma. Intanto grazie a tutti, sia lodato Gesù Cristo.